benvenuti e bentornati sul mio canale YouTube. Allora ragazze, oggi, come leggete dal titolo, finalmente parleremo del Curly Gourmet. Quindi in questo video cercherò di spiegarvi in maniera veramente molto semplice, elementare e molto schematica in cosa consiste il Curly Gourmet. Ma prima di iniziare ragazze, se vi fa piacere aiutatemi a sostenere il canale iscrivendovi al canale YouTube, lasciate un like di sostegno se questa tipologia di video vi piace e se vi fa piacere seguitemi anche su Instagram al nome ricecapricci92, dove troverete una piccola sezione dedicata al Curly Gourmet. Quindi sono tutte le linee guida principali per aiutarvi ad orientarvi all'interno del Curly Gourmet. Allora, ma partiamo subito. In cosa consiste il Curly Gourmet? Che cos'è questo famoso metodo che spopola sul web, di cui tutte le ragazze ricce o quasi cercano comunque di approcciarsi e di fare? Allora, il Curly Gourmet è semplicemente il metodo della ragazza riccia. È un metodo ideato da una parrucchiera inglese di nome Lorean Massen, spero di averlo nominato correttamente, che ha deciso di creare un metodo per migliorare i nostri capelli ricci. Quindi lei era una parrucchiera e si era resa conto che la maggior parte delle persone utilizzavano piastrature chimiche, insomma andavano veramente un sacco a rovinare i propri capelli, e quindi ha deciso di ideare un metodo efficace che andasse ad aiutare le persone con i capelli ricci ad ottenere dei ricci favolosi. E vi ricordo anche che comunque esiste proprio un manuale scritto da lei stessa, dove appunto vi spiega nel dettaglio proprio in cosa consiste il Curly Gourmet, ed è completamente in inglese. Però se diciamo non avete voglia di leggere questo manuale, io cercherò di spiegarvi veramente in maniera molto semplice in cosa consiste. Allora, il Curly Gourmet prevede che noi andiamo ad eliminare tutti quei prodotti che vanno, diciamo, a danneggiare i nostri capelli ricci. Quindi prima di tutto le fonti di calore, quindi dovete abbandonare piastre, ferri, fondo con temperatura troppo elevata. Dopo questo dovete abbandonare anche tutti quei prodotti che contengono al loro interno siliconi, parabeni, solfati, oli minerali, petrolati e alcol seccanti. Questi ingredienti, anche se all'inizio possono, diciamo, rendere i nostri capelli belli, lucidi, comunque ben definiti, col tempo vanno veramente un sacco a disidratare il capello riccio. E infatti ciò che è fondamentale, soprattutto per chi ha capelli ricci, è proprio quello di andare a idratare e nutrire i nostri capelli. Quindi bisognerà abbandonare tutti questi prodotti e adoperare tutti i prodotti che contengono, diciamo, ingredienti approvati dal metodo. Ovviamente adesso qui vi si aprirà un mondo e vi chiederete come faccio a sapere quali sono i prodotti approvati dal metodo. Allora, se non sapete leggere l'INCI, perché comunque ci vuole molta esperienza e non è così facile di immediato, esistono dei programmi appositi come per esempio CoolBots, poi vi lascerò comunque da qualche parte qualche foto, o come per esempio anche tutte le volte mi confondo, dove praticamente potete andare a inserire gli ingredienti o addirittura cercare proprio il prodotto e vedere se sono approvati dal metodo. Ok, quindi dopo aver capito in che cosa consiste, detto proprio in maniera semplice, il metodo, da dove bisogna partire? Allora, prima di tutto inizieremo il metodo applicando un final wash. Consiste proprio nell'andare a utilizzare degli shampoo che non contengono siliconi ma che contengono solfati. I solfati sono dei tensiattivi lavanti che andranno proprio a sgrassare e a pulire il capello da tutte quelle sostanze che abbiamo accumulato nei lavaggi successivi, che vanno a rovinare i nostri capelli, come per esempio i siliconi. Questo final wash va effettuato soltanto la prima volta, massimo due, poi va messo da parte. Dopo aver utilizzato il final wash passiamo al secondo step, che consiste nell'andare ad applicare una maschera, ovviamente sempre una maschera approvata dal metodo, mi raccomando, quindi che contenga
all'interno, che non contenga all'interno tutti quei ingredienti dannosi che vi ho elencato prima. Dopo la maschera, diciamo, questo sarà il momento ideale per andare a districare i nostri capelli, quindi pettineremo i capelli. Per il metodo, ovviamente, i capelli vanno pettinati durante l'applicazione del balsamo o della maschera e con spazzole, diciamo, adatte, quindi con setole morbide che non vanno a spezzare i nostri capelli. Dopo la maschera, quindi risciacquiamo i capelli e andremo ad applicare un balsamo, anche questo approvato dal metodo, perché il balsamo non viene applicato subito, ma come di solito siamo abituati a fare, ma viene applicato dopo la maschera. Secondo, diciamo, il metodo, è importante applicare il balsamo dopo, perché il balsamo ha la funzione di andare a una funzione sigillante, quindi andrà a sigillare il trattamento che abbiamo fatto prima, precedentemente con la maschera. Dopo il balsamo inizieremo così nella fase di styling, quindi i capelli devono sempre essere, diciamo, molto bagnati, quindi possibilmente non togliere troppo eccesso di acqua e utilizzare sempre degli asciugamani in microfibra. Questo è fondamentale perché gli asciugamani normali vanno a togliere davvero tanta tanta acqua. Quindi, dopo aver lavato anche il balsamo, con capelli ancora bagnati ma se vogliamo solo un po' a tamponare, andremo ad applicare il leave-in. Ovviamente il leave-in fa già parte dello styling. Io personalmente vi consiglio nelle prime volte di sperimentare, quindi di provare a utilizzare il leave-in. Il leave-in è un balsamo che non necessita di risciacquo e contiene una grande quantità d'acqua, e questo vi aiuterà a rendere i capelli più idratati a lungo, fino al prossimo lavaggio. Quindi i capelli vostri saranno, grazie al leave-in, idratati fino al lavaggio successivo. Dopo il leave-in si comincia comunque a modellare i capelli, si può passare ad applicare lo styling che si preferisce, quindi potete applicare uno styling in crema, potete andare ad applicare un gel, una spuma, insomma lo styling che più vi piace, però sempre con gli ingredienti approvati dal metodo. Io personalmente, come vi ho fatto vedere nel video dove praticamente realizzo tutti i passaggi del Curl Eagle Method, sono andata ad applicare il leave-in e poi sono andata ad applicare il gel. Non so, sui miei capelli in questo momento sto sperimentando così e diciamo è un effetto che mi piace. I capelli assolutamente, come vedete, non sono duri, sono morbidi, resistono anche per più di una settimana come styling, quindi io direi che per me va assolutamente bene così. Grazie che voi sperimentate. Ovviamente io ci tengo un sacco a precisare, ragazze, che quando vi approcciate al Curl Eagle Method ci sarà un periodo di transazione, quindi sarà normale se all'inizio i vostri capelli non sono al top, perché comunque i capelli si stanno disintossicando, diciamo così, delle sostanze nocive e si stanno piano piano abituando ai nuovi prodotti che state utilizzando. Dopo aver finito il final wash, quindi dopo aver fatto tutti questi passaggi, quindi asciughiamo i nostri capelli, io di solito utilizzo come metodo di asciugatura anche, diciamo, come metodo di styling, utilizzo lo scrunch e poi utilizzo il plopping, che mi aiuta a dare molta definizione e soprattutto a eliminare il crespo su questa zona qui. Passo ad asciugare i capelli, li asciugo col diffusore in testa giù, cerco di non toccarli mai durante l'asciugatura, muovo solo le radici a metà asciugatura per consentire, diciamo, per dare volume. Il phon va utilizzato con una temperatura bassa e una velocità bassa. Questa era per esempio una cosa che io non facevo mai, cioè, nel senso, io sparavo il phon altissimo, perché prima di tutto facevo prima e secondo credevo che mi dava più definizione. In realtà ho notato che i capelli vengono molto molto meglio con temperature basse, velocità basse. Ovviamente, ragazze, ci vuole tempo, sia quando applicate la maschera, quando applicate un prodotto, ci vuole davvero davvero tanto tempo. Quindi armatevi di pazienza e cercate di non mollare all'inizio, anche se vi sembra duro. Quando dovete fare il wash day, che si chiama così quando dovete lavare i capelli, mi raccomando, prendetevi il tempo necessario, perché è fondamentale, soprattutto all'inizio dove stiamo cercando di recuperare i nostri capelli,
di avere tempo necessario. Quindi come vado nei lavaggi successivi a lavare i capelli? Allora, il metodo consiglia di utilizzare un co-wash, quindi dopo aver lavato i capelli si andrà avanti con un co-wash. Che cos'è il co-wash? Allora, il co-wash è il lavaggio dei capelli con il balsamo, quindi noi andremo a lavare i capelli con dei balsami che hanno all'interno anche delle proprietà lavanti in grado quindi di andare a pulire la cute. Ovviamente il metodo predilige dei balsami che sono proprio nati apposta per il co-wash, però visto che qui non è tanto facile reperire dei co-wash, si adoperano determinati balsami. Praticamente si utilizzano dei balsami che si possono trovare tranquillamente in commercio e sono dei balsami appunto che hanno queste proprietà lavanti. Lavato i capelli con il balsamo, procedo di nuovo con la maschera, poi con il leave-in e così via, quindi come abbiamo fatto nel primo passaggio. Se però non vi garba o lo sperimentate e comunque vedete che non va assolutamente bene per i vostri capelli, esistono altre tipologie, altri shampoo per lavare i capelli. Quindi ciò che davvero cambia da un lavaggio all'altro è semplicemente il lo shampoo, perché poi maschera, balsamo, styling rimarrà tutto invariato ad ogni lavaggio. Quindi voi potete poi decidere, se il co-wash non vi piace, di lavare i capelli con uno shampoo low poo oppure con un purificante. Un low poo è uno shampoo delicato, che per questi shampoo non vanno utilizzati tutti insieme. Voi dovete decidere voi quando utilizzare un prodotto rispetto ad un altro. Quindi io per esempio vi faccio un esempio. Il primo lavaggio faccio il final wash, poi lo metto da parte. Il lavaggio successivo possiamo scegliere se utilizzare un co-wash o uno shampoo delicato che fa schiuma come il Dopu, un purificante. Quindi voi potete scegliere voi quando utilizzare questi shampoo. Potete anche decidere, non lo so, di fare il final wash e poi di fare il co-wash, quindi usare sempre col wash e ogni tanto andare a applicare un purificante. Oppure potete decidere di fare final wash, poi di utilizzare sempre lo poo e magari un purificante. Insomma, potete decidere voi come utilizzare questi prodotti. L'importante è che non vengano utilizzati tutti insieme, quindi questi shampoo dovete sceglierne soltanto uno. Usare un purificante. Il purificante, ragazze, è fondamentale perché vi aiuterà, diciamo, un po' a pulire la cute da tutto quell'eccesso di prodotto che magari si è accumulato nei capelli utilizzando shampoo diversi. Quindi è proprio qualcosa che va a purificarvi la cute, quindi andrebbe ogni tanto alternato tra un prodotto e l'altro. Ovviamente, mi raccomando, non è consigliato utilizzare purificanti ad ogni lavaggio, perché andrebbe veramente col tempo a seccarvi la cute. Ragazze, quello che io consiglio sempre è di non guardare i capelli di una persona e puntare ad averli come i suoi, perché con il Curly Girl Method ognuno di noi tirerà fuori il meglio dei nostri ricci. Quindi i miei ricci non saranno mai uguali a quelli di un'altra ragazza, ma saranno differenti, perché ogni riccio è fatto a sé, ogni riccio ha una storia, ognuno di noi sa quanto ha maltrattato i capelli. Insomma, quindi non vi focalizzate che magari non vedete lo stesso risultato mio o di un'altra persona, ma piuttosto cercate proprio di dare il meglio sui vostri capelli. Allora, prima di concludere, ragazze, volevo aggiungere un piccolo argomento, perché molte di voi, quando mi avete chiesto consigli sul Curly Girl Method, avete praticamente focalizzato l'attenzione su queste proteine. Praticamente tante di voi vogliono introdurre subito all'interno del metodo le proteine. Allora, a mio avviso, all'inizio sarebbe meglio non preoccuparsi delle proteine, soprattutto se i nostri capelli sono stati tanto rovinati o comunque sono secchi, disidratati. Le proteine vanno veramente aggiunte quando il nostro percorso comunque è già a un buon punto, quindi quando i nostri capelli già comunque hanno un ottimo risultato. Io inizialmente, anche se ho sempre curato i capelli, non penserò alle proteine,
anzi bisogna focalizzarsi soprattutto se siete all'inizio e ripeto avete i capelli molto danneggiati, dovete focalizzare l'attenzione proprio sull'idratazione e sul nutrimento, quindi questo è fondamentale perché i nostri capelli in questo momento, soprattutto quando sono secchi, rovinati, hanno più che proteine, hanno bisogno proprio di idratazione e di nutrimento. Le proteine poi le potremo aggiungere successivamente al nostro percorso, ovviamente vanno aggiunte, sono fondamentali in questo percorso, però io vi consiglio per il momento di non pensarci troppo, perché comunque le proteine, diciamo i nostri capelli sono formati già da tante proteine, prendiamo appunto sono formati dalla creatina, quindi il 90% dei capelli già sono formati di proteine e le proteine vanno a creare come un involucro all'interno dei nostri capelli, comunque della fibra capillare. Se però i nostri capelli alla base sono già rovinati, le proteine non andranno altro che a rovinare i nostri capelli ancora di più, quindi forniranno proprio quell'effetto molto crespo, secco, quell'effetto paglia odiosissimo. È importante all'inizio concentrarsi proprio su prodotti idratanti e nutrienti, quindi se non sapete da dove iniziare il metodo, quali prodotti acquistare, perché giustamente il metodo dice ma io adesso da dove inizio, quali prodotti fanno per il mio capello, io vi consiglio di iniziare subito con prodotti idratanti e nutrienti. Allora, detto questo ragazzi, io spero di avervi detto tutto l'essenziale, di essere stata soprattutto chiara, perché nella mia testa è tutto chiaro, ma io spero di averlo spiegato a voi in maniera chiara. E niente, se vi fa piacere lasciate un like se questo video vi è stato utile, soprattutto se l'avete capito, e se avete qualsiasi dubbio chiedete pure nei commenti oppure contattatemi su Instagram che io volentieri cercherò di rispondervi. Detto questo, io vi mando un bacio e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video dedicato al Cooligirl Method. Ciao, alla prossima.